Giulia De Lellis al Grande Fratello VIP, il messaggio della Mennoia. GF VIP, Giulia De Lellis, l'attestato di stima di Raffaella Mennoia. Giulia De Lellis ha fatto molto parlare in questo primo mese passato nella casa del Grande Fratello VIP. Infatti, la ragazza è stata molto attaccata per via di alcune sue frasi pronunciate sugli omosessuali, che hanno lasciato di stucco un po' tutti. Motivo per cui l'opinionista Alfonso Signorini è sbottato, attaccandola duramente in una delle scorse puntate del reality VIP, scatenando un furioso botta e risposta. Ma non è finita qua, perché le ultime dichiarazioni di Daniele Bossari su Giulia hanno fatto molto indispettire il suo fidanzato Andrea Damante, il quale ha pubblicato un video, dove ha cercato di difenderla. Comunque sia, a parte questi episodi, sembra che la ragazza di origini romane stia andando d'accordo con tutti gli altri inquilini della dimora più spiata dagli italiani, con i quali si è più volte confidata, parlando anche del suo passato a Uomini e Donne come corteggiatrice, e di come sia cresciuta grazie a quella esperienza. Una dichiarazione che i fan di Giulia hanno subito riportato a Raffaella Mennoia, la quale ha voluto scrivere un bellissimo messaggio su Instagram per ringraziarla, asserendo: Giulietta è speciale anche per me e parole che hanno mandato al settimo cielo le tantissime estimatrici della De Lellis. Giulia De Lellis al Grande Fratello VIP, parla Raffaella Mennoia. Giulia De Lellis ha fatto molto discutere in queste ultime ore anche per un altro motivo. Quale? Andando nel particolare, la ex corteggiatrice del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha confessato agli altri inquilini della casa del GF VIP di non conoscere la famosa attrice francese Corinne Clery. Quest'ultima, infatti, da lunedì scorso, è diventata a tutti gli effetti una nuova concorrente del reality show condotto da Ilaria Blasi. Ma la De Lellis ha asserito di non aver mai sentito nominare il suo nome. Motivo per cui è stata pesantemente attaccata da molti hater sui social, sorpresi che non sappia chi sia la Clery, visti i numerosi film a cui ha preso parte. Insomma, non c'è davvero un solo giorno in cui la fidanzata di Andrea Damante non faccia parlare in rete. E dopo le tante polemiche suscitate dalle sue frasi sugli omosessuali e l'attestato di stima di Raffaella Mennoia, ecco tornare nella bufera per le sue ultime affermazioni sulla neoconcorrente francese Corinne Clery. Quest'ultima parlerà in questi giorni della sua vita professionale alla giovane di origini romane?